anche così. Oh, me fanno lavorare spento. Cioè l'alternativa è Simonetta, lo devi accendere. È acceso spento. Io non lo so, questo non è il lavoro mio. Dai, accende un microfono. No, ma non ho capito. Problema sindacale. Simone, registra te. Ok. Una giornata di Pasqua dopo il venerdì, la crocifissione e la morte, cosa significa questa richiesta di amnistia? Significa che immagino mai come oggi tutti i cittadini si rendano conto che una riforma della giustizia, strutturalmente parlando, per recuperare un po' di legalità nella vita pubblica, oltre che in quella, diciamo, di criminalità più o meno normale, così definita, è un punto essenziale del nostro Paese. E che diciamo, anche dal punto di vista dei riflessi economici, se non si mette mano a un ritorno dello Stato di diritto nel nostro Paese, che vuol dire una giustizia che funzioni, una giustizia che non lascia il 70% dei furti per esempio non scoperti né condannati, l'80% degli omicidi vorrei segnalare, oltre altre questioni che vengono fuori e che non sono propriamente decorosi per un paese che poi pretende sacrifici dai cittadini, ma cui le istituzioni sono le prime ad essere fuori legge. Beh, io credo che tutto questo insieme, mai come oggi, sia prova provata che senza Stato di diritto non ci sono diritti. Ci possono essere le raccomandazioni, le petizioni, le questue, i favori, le corruzioni, ma senza Stato di diritto non ci sono diritti per i cittadini. Quindi noi diciamo amnistia per la Repubblica, cioè perché la giustizia cominci effettivamente a funzionare. Questa è la nostra richiesta. Un passo indietro dalla collega Rosi Mauro sarebbe apprezzato. Ma io penso che ovviamente può questo consentirle eventualmente di difendersi meglio, ma penso anche che tutto può passare, ma salvare le istituzioni è un patrimonio prezioso per i cittadini. Una marcia che va a San Pietro, sì. È un modo di rivolgervi a Benedetto? Ma insomma è un ricordo in realtà di un altro Papa, di un'altra occasione, di altre occasioni in cui abbiamo avuto delle vicinanze su alcuni temi specifici, delle vicinanze di merito in buona sostanza. Ma anche per chiarire che questa non è l'amnistia, diciamo, solo per i carcerati, è l'amnistia per i cittadini italiani, non solo per le guardie carcerarie e per tutti i lavoratori, ma è una riforma strutturale, così come si fanno le riforme strutturali, diciamo, per ridare fiato all'economia. Senza una giustizia che funzioni anche l'economia non può funzionare, e non può funzionare insomma per cose evidenti, dagli investimenti stranieri ma anche dagli investimenti italiani. Ma questa è un pre-marcia, la marcia vera è il 25 aprile, che è il giorno della liberazione, che per noi è proprio un modo di ricordare quella liberazione rendendola attuale oggi. Oggi è la liberazione dalla partitocrazia, cioè da questa piovra sostanzialmente che, come si vede, insomma, è come ancora tutto non si vede, ha occupato tutto l'occupabile della vita civile del paese, e quindi secondo la nostra lettura politica è la liberazione da 60 anni di partitocrazia. Vi sentite soli in questa battaglia? Non è neanche molto nuovo, insomma, se penso che ci siamo sentiti soli contro il finanziamento pubblico per tantissimo tempo, oggi non ne trovi più uno che non invochi, non so bene quale modifica al finanziamento pubblico. Quindi è una lunga storia radicale, poi quando si vince diventa una vittoria di tutti e del Paese, e va bene così. Comunque andare a San Pietro significa anche chiedere un intervento del Papa? No, veramente, oppure no, non è che noi chiediamo nulla, ognuno ha i suoi ruoli e ognuno autonomamente si esprime in base a quello che pensa della propria responsabilità. Certamente da parte mia non è una richiesta. Grazie. 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 Grazie.